questo strano edificio che sembra costruito per girare un film delle migliori pellicole horror prendeva il nome di Bethlehem Royal Hospital. Struttura fondata nel 1247 e ubicata nella parte sud di Londra. Di lì in avanti, riconosciuta come la prima vera istituzione specializzata nella cura delle malattie mentali. In origine l'edificio, nato da un convento, passò poi nelle mani di Enrico VIII, re d'Inghilterra e signore d'Irlanda, a sua volta ceduto al comune di Londra, che lo destinò ad uso psichiatrico. Dobbiamo tenere conto che siamo in un periodo storico di grande crisi economica e politica in tutta Europa. In Inghilterra vi erano guerre di religione e gravi carestie, a cui seguirono epidemie di peste fino a metà del 1600. E la mentalità con la quale veniva affrontata la psichiatria fino a metà dell'Ottocento era ancora molto primitiva. La reputazione del paziente era scarsa. Considerato un essere privo di umanità e di rispetto. Secondo la mentalità dell'epoca, era lecito trattarlo con crudeltà. Fu secondo tali aspettative che il Bethlehem Royal Hospital si trasformò presto nel terribile asilo degli orrori. Bethlehem, che dal termine stesso significava luogo di totale delirio e confusione, un posto orribile all'interno del quale vi capitavano gli orrori più raccapriccianti. Le condizioni dei pazienti erano terribili. I ricoverati soffrivano la fame, dormivano nella paglia e subivano le torture più crudeli che si possano immaginare. Orrende intimidazioni e umiliazioni, accompagnate da continue sperimentazioni sui loro corpi e sulle loro menti. In Bethlehem non venivano rinchiusi solo i pazzi, ma anche gli assassini e tutti quei soggetti che la società rifiutava, anche coloro che risultavano scomodi al sistema, venivano internati qui, in questo lato del mondo, dimenticato anche da Dio. Bethlehem non era una struttura ospedaliera di tipo curativo, chiaramente. Purtroppo era una vera e propria prigione di sofferenza e malvagità. Essere ricoverati qui, per l'appunto, non significava cominciare un trattamento di recupero. Significava morire per nome di un sistema ancora più malato. Significava morire per mano di esperimenti, torture e soprusi. I pazienti venivano legati al muro, nudi, con l'ausilio di spesse catene di ferro arrugginito, con braccia e gambe serrate, incapaci di muoversi. Spesso l'intero corpo del paziente, e mi riferisco anche al collo e alla vita, veniva immobilizzato. In
In questo stato di totale immobilità, alcuni di loro rimanevano così anche per anni, picchiati con l'ausilio di spranghe ferrate in modo da ottenere obbedienza. Questo era il trattamento riservato ai pazienti ritenuti più pericolosi. Quelli considerati innocui, invece, erano lasciati liberi di girare per i lunghi corridoi della struttura, a vagare nel nulla della loro esistenza. Le torture non si fermavano di certo qui. Se qualcuno si comportava male, veniva immerso nell'acqua gelida per poi essere picchiato dagli addetti della struttura. Purtroppo all'epoca si pensava che la pazzia potesse essere controllata tramite la violenza inflitta e a volte anche curata attraverso pratiche come salassi, purghe, l'induzione al vomito, il procurare piaghe e vesciche, come se la fuoriuscita dei liquidi portasse via il male. Infatti, uno dei trattamenti più comuni e più famosi al quale venivano sottoposti i pazienti si chiamava rotazione terapia. Che consisteva nel sedere il paziente sopra una sedia sospesa sul soffitto, facendola poi roteare fino a 100 giri al minuto. Il soggetto così veniva indotto al vomito. Alcuni di loro morivano per le atroci prove che dovevano sopportare. Questo avveniva come effetto di una metodologia rozza e ignorante, totalmente priva di umanità. Da morti i loro cadaveri diventavano ulteriormente oggetto di studio, dopodiché venivano gettati in una fossa comune a Liverpool Street, lo stesso posto che divenne poi, in epoca più recente, la stazione di Liverpool. L'ossario ritrovato durante alcuni lavori ne fu la prova. La mancanza di liquidi finanziari spiega in parte perché un ospedale psichiatrico come il Bethlehem Royal Hospital si trasformò col tempo in Bedlam, l'asilo dell'orrore. La struttura era scarsamente sostenuta dal governo inglese, così dovette appoggiarsi alle donazioni dei parenti dei pazienti e alle donazioni di qualche privato. Va da sé che l'origine di chi veniva segregato a Bedlam non era certamente ricca, anzi, molti erano di ceto povero, oltre che essere malati. Nel XVIII secolo l'ospedale, ormai privo dei fondi necessari per continuare a sopravvivere, divenne un vero e proprio circo degli orrori, dominato dalla speculazione e dall'ipocrisia. In questo modo la gente veniva da tutto il Regno Unito e pagava l'entrata con un vero e proprio biglietto d'ingresso per poter vedere i pazienti ridotti a essere fenomeni da baraccone. Fu alla metà del 1800 che qualcosa cambiò in positivo. Il dottor William Hood, divenuto medico responsabile del Bedlam, affermò di voler riportare la struttura al nome originale, soprattutto supportando i pazienti con veri programmi riabilitativi. Gli anni che descrissero il 1700
Il 1800 furono infatti anni importanti e pieni di grandi rivoluzioni e cambiamenti nella società e nel modo di pensare. L'arte visse un'epoca memorabile con l'avvento del romanticismo e la scienza stessa si rinnovò grazie alla corrente illuminista. In Inghilterra nel 1760 arrivava la prima rivoluzione industriale, portando grossi cambiamenti dall'agricoltura ai trasporti, dalla popolazione alle innovazioni tecniche e industriali. Nel panorama francese, invece, la rivoluzione del 1789 segnò per il popolo la liberazione della monarchia assoluta e l'inizio della Repubblica. Tutto questo nel panorama mondiale portò a una rivalutazione dei sentimenti umani e sociali dei pazienti psichiatrici. Fu durante i due più grandi conflitti mondiali che il Bethlehem Royal Hospital venne spostato per migliorare la qualità di vita dei pazienti, e questo risultò anche un abile espediente per cercare di seppellire la terribile nomea dell'antico manicomio. Grazie al Museum of the Mind possiamo ancora oggi vedere i volti di alcuni dei pazienti che hanno avuto la sfortuna di capitare a Bethlehem. Alcune foto sono state scattate al momento del ricovero, persone che avevano bisogno di aiuto, ma che sono state tradite dall'intera istituzione e, quel che è peggio, anche dalle proprie famiglie, vittime di una malattia e di un sistema che li ha ridotti ad un numero, ad un volto scuro e meschino, che porta e porterà per sempre i tratti terribili e indimenticabili di una struttura che sarà per sempre e per tutti Bethlehem.